Avio News continua le video interviste approfondendo il parere dei sindacati sul tema del trasporto aereo. A Fabrizio Cuscito, segretario nazionale FILT CGIL, sono state poste alcune domande su argomenti di stretta attualità. Segretario, oggi siete andati a manifestare davanti alla sede dell'INPS. Cosa è accaduto e cosa vi aspettate in termini di risultati? Oggi siamo venuti a manifestare sotto la sede dell'INPS di Roma, la sede centrale, perché la situazione del trasporto aereo ormai è insopportabile. I lavoratori, molti lavoratori del trasporto aereo non ricevono i pagamenti regolari né dell'INPS né del Fondo di solidarietà del trasporto aereo da molti mesi. Quando ci sono i pagamenti purtroppo sono a singhiozzo o sono parziali. La situazione ovviamente è ormai non più sopportabile da parte dei lavoratori perché, come tutti sanno, molte aziende non stanno volando, molte aziende sono ferme e quindi i lavoratori spesso e volentieri sono in cassa integrazione a zero ore e quindi si ritrovano a fine mese senza soldi in busta paga per poter neanche fare la spesa o poter soddisfare i bisogni primari che tutte le famiglie italiane hanno. Cosa avete chiesto per risolvere questo problema? Abbiamo chiesto un coordinamento dell'INPS con le organizzazioni sindacali che oggi hanno manifestato sotto la sede per avere un contatto diretto per poter portare direttamente all'INPS tutte le problematiche relative ai lavoratori, a chi non riceve i soldi, oppure a chi ha ritardi nei pagamenti. Chiediamo quindi un coordinamento al governo insieme alle organizzazioni sindacali di tutta questa materia che è molto complessa. In più abbiamo anche chiesto ovviamente un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per tutto il settore. Purtroppo il settore è fermo, è stato il primo settore a fermarsi e sarà l'ultimo a ripartire una volta finita la crisi. È necessario che ci sia da parte del governo, con la prossima legge di bilancio, un investimento molto corposo per quello che riguarda gli ammortizzatori sociali di tutto il settore, per poter permettere a tutte le famiglie che lavorano intorno al trasporto aereo di portare i soldi a casa a fine mese. Parlando della cassa integrazione di Air Italy e EasyJet, come vedete la situazione attuale? Situazione molto, molto delicata sicuramente è quella delle compagnie aeree, in particolar modo abbiamo i pagamenti della compagnia EasyJet, i pagamenti delle casse integrazioni per i lavoratori che è in maniera ampiamente tardiva perché i lavoratori aspettano il pagamento addirittura dei mesi a partire dal mese di marzo. E per quello che riguarda la situazione Air Italy, anche lì c'è una situazione veramente drammatica perché i lavoratori sono in cassa integrazione a partire da settembre per 10 mesi. Purtroppo non è possibile l'anticipo della cassa integrazione da parte dell'azienda e quindi i lavoratori dovranno aspettare i tempi burocratici dell'INPS per vedere i soldi in busta paga. Abbiamo chiesto un intervento rapido per snellire le procedure perché altrimenti, prigionieri della burocrazia, questi lavoratori potrebbero ritrovarsi per diversi mesi senza un soldo dentro il conto corrente. L'AD di Alitalia, Fabio Lazzerini, non ha chiarito la data della costituzione della NewCo. C'è ancora molta incertezza? Cosa sta succedendo? Beh, della partenza della NewCo si parla ormai, diciamo, dal mese di giugno, e doveva essere il mese di luglio, poi doveva essere il mese di agosto, adesso siamo arrivati a settembre, poi si è fatto ottobre. E noi speriamo che la partenza avvenga entro il mese di ottobre, perché ritardare ulteriormente e passare arrivare addirittura al mese di novembre voler dire altro ritardo nell'elaborazione del piano industriale, un ritardo ulteriore per la partenza effettiva della nuova compagnia che quindi a questo punto potrebbe avvenire, avverrà sicuramente per l'anno nuovo, però rischiamo veramente che avvenga tardissimo. Avete chiesto un incontro con Lazzerini oppure attendete la nascita della nuova società? Noi abbiamo chiesto un incontro al governo sulla questione Alitalia perché è il governo che è regista della situazione, in particolar modo il Ministero dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico sono i registi dell'operazione che si devono ovviamente fare carico del fatto che l'operazione vada a buon fine, che abbia una sostenibilità industriale e che preveda anche la tutela dell'occupazione. Quindi noi ci attendiamo una convocazione e al più presto vorremmo anche incontrare, una volta che parte la compagnia in maniera realistica, in maniera operativa, vorremmo incontrare anche Lazzerini per capire quali sono le sue idee e prospettive per l'Alitalia e per i lavoratori di Alitalia, che come noi abbiamo ribadito più volte devono essere tutti tutelati e devono essere tutti nel nuovo progetto.